Il suono dell'organetto ci accompagna in questo nostro viaggio a Andretta, alla scoperta dell'estate andrettese. Ma qua troviamo un doppio mito di Andretta e dell'Irpinia tutta. Il sindaco intanto è Michele Miele. Sì, noi già ci siamo già salutati. Sì. E io devo passare quotidianamente qua la sera, perché a parte che il locale della mia infanzia, di quando ero piccolo, poi a salutare il maestro Cicci Bennett. Ciccio Bennett, complimenti. Che è proprietario, Francesco, lui è proprietario di quella sala Viglioni. Vai là su quella targa là. La targa devi prendere. Sì. Cioè, io meraviglio di te, cioè, tu non sai chi è Cicci Bennett. Ma perché non ce lo spieghi? Come no? Io Cicci lo conosco, Bennett, l'hai intervistato. Oltre ad essere una grande persona, pure tu per le nostre in questa sala Veglione, è il padrino artistico di Vinicio onorario. Padrino onorario. Di Vinicio Caposella. Ma questa è una bomba. Adesso siediti. Sì, come sai fare tu? A questo punto lo lascio a te. Ah, io pensavo spogliati. No, invece mi siedo e grazie maestro per questa intervista. Maestro, che sono stato disgraziato di lavoro all'estero. Ma lei è umile, però ha segnato la storia anche di questo la paese. La storia ha segnato la storia in che senso? Che è nata spontaneamente. Ciccio Bennett, 84 anni, nella vita ha fatto di tutto, da giovane emigrato all'estero, fisico e volto da attore hollywoodiano, si è sudato la vita nelle miniere, dotato di una voce straordinaria, brillante animatore di serate ed eventi musicali, istrione, patron dell'albergo-ristorante da zia Angelina, ha ispirato, come leggiamo nella targa fissata sulla parete della sua abitazione, addirittura Vinicio Caposella, la madre del cantautore e di Andretta. Sì, con le lacrime agli occhi. Sì, ci sono grati di tutto quello che hai fatto per me, è stato un sogno, perché lui alla notte, quando c'è i matrimoni, io devo il bar d'inverno con la neve, lui scriveva tutto, ma non accedeva mai sopra, che cosa giusto, a un posto di freddo. Quando è arrivato a questa conclusione, allora disse ringrazio a tutti, ti verrò a trovare. Un piacere voglio da te, vorrei una benedizione da te. Ma dissi io, tanto con un tipo che sono pure un po' per battute e cose altre, ma mi tratta in distanza, dico guarda, io benedizione non ne faccio, solo una cosa ti posso dire, poiché lui era un po' più alto di me, dico sì, ti abbassi un po', so io che devo fare. Lui si abbassò, lo pese e gli diede un bacio sulla fronte, dico questo per te è la mia più grande buona fortuna, che Dio ti aiuti.